puoi giocarci contro, è uno spettacolo vederlo. Secondo me è bello proprio per tutto il calcio italiano. Ecco, tutto qua. Quando si fa partita a testa alta contro Juventus, Napoli, Atalanta e Milan, e si fa il primo gol in Serie A qua a San Siro, si è predestinati? Ma Gaetano è un calciatore forte che deve continuare a lavorare, a rimanere coi piedi in terra, e lavorare durante la settimana. Il futuro è per lui, e però diciamo che oggi la prestazione è di tutta la squadra, non è Castroini. Oggi c'è stato una Pezzella eccezionale, c'è stata una linea difensiva attentissima, da casa, c'è Sembienko, un Badel in una situazione di comando assoluto all'interno del campo, e poi tutti, dai, non c'è un calciatore Badel, come l'aveva lasciato lei. Buonasera a tutti, eccoci al consueto appuntamento del giovedì sera di Viola Spritz, seconda stagione, terza puntata, e con me abbiamo un caro amico, Paolo Bambi. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Vicepresidente del Viola Club Fantechi Ciuffi, al debutto della nuova trasmissione abbiamo avuto il tuo presidente. Sì, Maurizio Bertini. Che saluto. Che salutiamo tutti. Il consiglio di Viola Club. Senti, abbiamo esordito con il video di Daniele Praden, zona mista, dopo l'ultima partita, e ti chiedo subito, parlava adesso di Castrovilli. Allora, Castrovilli, sono stati fatti vari paragoni a proposito di Castrovilli. È stato paragonato nell'ordine da Montella a Giancarlo Antonioni, da Gio Barone a Marco Tardelli, e ultimamente anche Marchisio è stato paragonato. Tu ci vedi qualche giocatore in Castrovilli o nessuno? Qualche giocatore ci posso vedere, a parere mio, lo dovessi associare, lo associerei più a Aquilani. Mm-hmm. Parlando e rimanendo in tema Montella, cioè della Fiorentina di Montella in cui c'era Aquilani, mi sembra che Gaetano Castrovilli abbia un po' quelle caratteristiche lì: corsa, dinamismo, tecnica, e chiaramente, essendo giovane, margini di miglioramento, ampi margini di miglioramento, senz'altro. Senti, ora magari il paragone è un po' impietoso, no? Visto i risultati che sta ottenendo la Fiorentina in questo momento e il giusto ottimismo e entusiasmo che c'è, però abbiamo visto Daniele Pradese, ripensiamo alla passata gestione di Pantaleo Corvino. Aspetta, ne parliamo dopo, abbiamo già il primo collegamento, abbiamo Enos Mantoani. Buonasera Enos. Buonasera a voi. Buonasera. Ti abbiamo qui in quanto autore di Vademecum dell'Udinese nelle coppe europee, Urbone Publishing Editore. Ci parli un po' di questo libro, di che cosa parla? Allora, questo libro è stato pensato come una raccolta, quindi fondamentalmente un libro di statistiche e di tabellini di tutte le partite che l'Udinese ha giocato nelle coppe europee dalla sua nascita, insomma. Ed è sempre bello rileggere tutti questi nomi, fanno sempre emozionare, diciamo così. Senti, rispetto ad anni recenti, anche l'Udinese però sembra un po' in calo, diciamo la verità, non ha più quello smalto, quello splendore dei tempi anche del brasiliano Amoroso, no? Per non andare troppo in là con gli anni. A cosa è dovuto esatto. Questo? A cosa è dovuto? Dunque, i tifosi pensano che forse la proprietà magari sia un pochino persa anche in altri progetti. Sto pensando ad esempio al Watford piuttosto che a squadre spagnole, eccetera. E soprattutto si era sempre puntato sui giovani, farli crescere, e abbiamo sempre avuto anche dei campioni, appunto come citavi te, Amoroso. Ora è un pochino più difficile trovare talenti nuovi da valorizzare e poi trattenerli soprattutto. Senti, l'Udinese è tornata alla vittoria, giusto, col Bologna. Che squadra deve aspettarsi la Fiorentina? Come la vedo io, conoscendo anche il mister, sarà una squadra arcigna che punterà molto sul fisico, quindi molto probabilmente piuttosto chiusa, visto anche che la Fiorentina ha un livello
è un tasso tecnico nettamente superiore rispetto all'Udinese, e quindi cercheremo di contenere i danni in Italia e poi magari ripartire in contropiede con le armi che abbiamo. Senti, un giocatore che a Firenze sarà particolarmente tenuto d'occhio è De Paul, visto che in estate la Fiorentina, Daniele Pradè, ha provato a più riprese a portarla a Firenze. Siccome poi nel frattempo a Firenze è sbocciato in realtà Gaetano Castrovilli, a tuo avviso il ruolo di De Paul, la presenza di De Paul, avrebbe tolto spazio eventualmente a Castrovilli? Ma il Castrovilli che ho visto giocare io contro il Milan, diciamo che è un signor giocatore, molto probabilmente se la sarebbero giocata il posto da titolare. Montella avrebbe beneficiato magari anche di un cambio anche in quella posizione lì. Sicuramente De Paul avrebbe magari anche voluto andare a Fiorentina. Sono al primo momento riusciti a trattenerlo, anche perché senza di lui l'Udinese avrebbe un tasso tecnico ancora minore, quindi per noi è molto importante averlo. Speriamo che si metta in mostra e faccia vedere al pubblico della Fiorentina che l'interesse di Pradè era ben riposto. Ecco, tra l'altro ricordiamo che De Paul rientrerà proprio contro la Fiorentina dopo le giornate di squalifica. Senti, da te che sei friulano, giusto? Sì, certo. Però vivi a Firenze ormai. Vivo a Firenze da 10 anni, ecco, quindi conosco bene anche la Fiorentina. Ecco. C'è una simpatia anche verso la Fiorentina, sì. C'è una simpatia, devo dire la verità, ho fatto anche lo steward, quindi conosco bene anche l'ambiente dello stadio, ecco. E i tifosi. Va bene, senti, Paolo, volevo chiederle una cosa. Sì. Nell'ambiente del tifo dell'Udinese, per quanto riguarda la piazza, sì, qual è il pensiero nei confronti dell'allenatore Tudor, che a me personalmente mi incuriosisce come, diciamo, primo anno vero di Serie A, perché l'anno scorso entrò in corsa, quest'anno è partito dalla preparazione. Che cos'è che si dice su questo allenatore? Viene ritenuto un allenatore innovativo, interessante? Come lo vede un po'? Soprattutto piace la sua team, il fatto che sia comunque anche da giocatore lo era, insomma, arcigno, quindi deve essere un Udinese pratica, un Udinese che si deve salvare, visto anche l'anno scorso che è andata. Pertanto piace questo, ma piace anche il fatto che comunque cerchi di giocarsela, magari con delle ripartenze, con lo stesso De Paul, qualche arma ce l'abbiamo, insomma. Senti, ma soprattutto devono puntare sulla grinta. Senti, un'ultima domanda ce l'ho anch'io. Senti, Pradè, che ricordo ha lasciato all'Udinese? Ricordiamo che ha portato Mandragora, lui, se non erro, vero? Sì, esatto. O Caca anche. Sicuramente ha fatto un buon lavoro. Ha fatto un buon lavoro con i mezzi che aveva. Chiaramente ora la Fiorentina ha altri mezzi, ha portato signori giocatori e quindi un po' ve lo reinvidiamo, ecco. Enos, ti ringraziamo, è stato un grande piacere. Piacere mio. Arrivederci. Ciao. Sì. Buona serata. Allora, Udinese, torniamo un attimo, il regista Enrico, ricordiamo Enrico Milano in regia, ci sta avvertendo di qualcosa? Ah, dopo sì. Okay. Senti, Paolo, ti ho interrotto prima a proposito di Pradè, dell'impietoso, sì, oggettivamente, confronto con Corvino al momento, no? Mm-hmm. Non fosse altro per i sentimenti suscitati nei tifosi viola, tu ne sei un degnissimo di lunga militanza rappresentante. Pradè ha fatto un ottimo lavoro, poteva fare in qualcosa meglio, no, per allora, ora il lavoro svolto da Pradè per ora è un lavoro secondo me buono, perché è riuscito a mettere insieme quel giusto mix che mancava l'anno scorso, vale a dire di giovani e di giocatori più esperti. E credo che cosa più giusta non potesse fare, nel senso che l'anno scorso
Mentre veniva detto da qualcuno che la Fiorentina era la più giovane d'Italia, la più giovane d'Europa, facendo passare questo messaggio come un pregio, alla fine tutto questo è diventato un difetto, un grosso difetto, perché ci sono state mancanze di carattere, mancanze di personalità che hanno accompagnato tutta la stagione scorsa, che poi è finita come è finita. Quest'anno siamo andati ad operare in una rosa mettendo giocatori, puntando sempre sui giovani, su quelli che costruiscono la base della Fiorentina per oggi e per domani, su questa base andando ad aggiungere giocatori esperti e forti. Voglio dire, non a caso il nome di Ribéry sembra... Non è proprio a caso il nome di Ribéry. Ma poi c'è Casares, insomma... Altri giocatori sicuramente di esperienza. Abbiamo in linea adesso un altro amico che tu già conosci ed è Alessandro di Rutto Sport. Buonasera Alessandro. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Guarda, passo subito, ti lascio un attimo in linea, a leggere il pezzo di oggi di Rutto Sport. Stadio di Casette d'Ete al via i lavori del plastico. Della Valle non abbandona l'idea dello stadio. Ricordiamo infatti verrà costruito davvero uno stadio, certo, a Casette d'Ete, quindi un'opera sicuramente meritoria al di là dell'ironia dei nostri amici di Rutto Sport. Allora, dopo averla coltivata per anni in Riva all'Arno, adesso la mette in pratica nella sua terra, le Marche. Casette d'Ete deve capire la propria dimensione, ha detto Deleterio Devastati, portavoce della Giunta. Sarà un progetto in linea con i grandi stadi d'Europa, ma calato nella dimensione più familiare di una società che milita in seconda categoria. Sarà costruito al posto del mini market di Casette, a due passi dall'avia superficie, e l'area comprenderà anche una pensione ad ore. Saranno fatti investimenti anche per migliorare la via d'accesso, che sarà interamente asfaltata, e il parcheggio sarà ricoperto di bricciolino per evitare che le piogge ne rendano impossibile l'utilizzo. Novità anche per gli ampi spogliatoi, che saranno entrambi dotati di acqua calda anche in estate. Caro Paolo, quando inizieranno i lavori? La domanda del giornalista. Sono lieto di comunicare che i lavori per la realizzazione del plastico sono già iniziati, quindi complimenti. L'altra volta Alessandro dicevamo che i fratelli della Valle oggettivamente hanno offerto tanto materiale a Rutto Sport, in un certo senso continuano a offrirlo. Allora è vero, perché l'altro giorno è venuta fuori questa notizia dello stadio, appunto della realizzazione dello stadio nelle Marche. Allora noi non vogliamo, però se proprio insistono allora cogliamo la palla al balzo, come si dice. Senti, questa vittoria a San Siro, che commento ci fai? È difficile fare dell'ironia sulla vittoria a San Siro? No, allora ascolta, la vittoria a San Siro io l'ho vista così. Una Fiorentina avevo già visto in crescendo contro la Sampdoria. Molti avevano tirato la croce ancora addosso a Badelli, e io invece l'ho visto in netta crescita a Badelli contro la Sampdoria, perché aveva giocato, l'ho contato 75 palle e ne aveva sbagliate 16, che anche delle critiche erano veramente ingiuste ed eccessive. Ha fatto una grande prestazione a Milano, c'è tanto del suo nella grande prestazione di Milano, al di là delle stelle Castrovilli, Ribéry e Chiesa, perché vabbè, loro i meriti estetici, ma dietro c'è stata anche una sostanza di Badelli, giocatore che se a un certo punto riuscirà a trovare questa continuità di rendimento di Milano, potrà supportare probabilmente la Fiorentina in un futuro anche il centravanti, ecco, perché secondo me poi passa tutto da lì, perché un po' il discorso anche di saper cambiare pelle in determinate partite, come quella di, diciamo per esempio, che ci aspetta a pranzo domenica l'Udinese, perché l'Udinese rispetto a tutte le altre squadre che abbiamo affrontato ora sarà una gara da tirare una riga, cioè dobbiamo dimenticare la prestazione bellissima di Milano e anche le altre, perché comunque sono state anche al di fuori di prestazione bruttissima, c'è stata solo quella col Genoa, poi magari non sono venuti i risultati. Dobbiamo tirare la riga e poi dobbiamo attenderci, secondo me, una squadra che si chiuderà tantissimo, darà pochissimi sbocchi, e quindi ci vuole pazienza, soprattutto nel non voler, come dire, accelerare la via del gol. E niente, avere pazienza, e anche i tifosi dovranno anche capire, secondo me, che con un po' di equilibrio, cosa che a Firenze spesso manca, che se magari ci sarà una prestazione non troppo bella, è un fatto anche abbastanza normale, perché la Fiorentina è un po' un cantiere in costruzione, come la vedo io, quindi
bisognerà aspettarsi anche delle prestazioni. Io mi auguro che venga la vittoria, vengano i 3 punti, ci sia questa continuità. Però ecco, per esempio, l'Udinese è una squadra pericolosa sotto questo punto di vista, perché è una squadra che verrà a cercare punti e basta, e quindi dare la vittoria per scontato sarebbe molto molto difficile. Per quanto riguarda la prestazione del Milan, penso che, visto la partita, si commenta da sé, non ci sia bisogno di commentarla. Sì, assolutamente, anche perché ricordiamo che un conto per Ribéry e Chiesa è giocare nei larghi spazi concessi ad esempio dal Milan, viceversa con l'Udinese servirebbe forse anche un centravanti, ma come giustamente diceva Vincenzo Montella, la Fiorentina è ancora in una fase di evoluzione in attesa del miglior Pedro, che comunque ricordiamo ha segnato il suo primo gol in maglia viola con la primavera. Volevi dire qualcosa, Paolo? Sì, perché ora dietro all'analisi che aveva fatto Alessandro, che stava facendo Alessandro, credo che contro l'Udinese, per come me l'aspetto io l'Udinese, e c'è un Udinese chiusa, un Udinese che non farà giocare. Ora, quello che dico sembrerà banale, perché sono cose che contano e servono in tutte le partite, ma contro l'Udinese più che mai i calci da fermo, i calci d'angolo, i calci di punizione diventano fondamentali, perché giocando contro una squadra chiusa che punterà molto sul contropiede, diventano fondamentali calci da fermo, perché potresti sbloccare la partita proprio su questi aspetti qui. Quindi magari ci vorrebbe un ariete come Dusan Vlahovic, chi lo sa. Anche l'ingresso di un attaccante, perché no? Comunque, giusto, squadra che vince non si cambia, sicuramente per la quinta volta consecutiva la Fiorentina giocherà con lo stesso 11 iniziale. Grazie Alessandro. Sono io che ringrazio voi. Grazie e Alessandro. A seguire tutti su www.ruttosport.com. Bravo, hai fatto benissimo a ricordarlo. Ciao, buona serata. Dicevamo, sì. Lo stadio, tu sei pro Campi Bisenzio oppure allora, la Mercafir? Visto ormai il rifacimento del Franchi, abbiamo capito che sono stati persi io avrei voluto... di tempo quando la soprintendenza ha detto chiaramente che è impossibile. Il centro sportivo sarà Bagnaripoli, lo stadio sei per questa metropoli allargata di Firenze a Campi Bisenzio oppure... Ma io sarei... Per continuare, mi spiacerebbe, quindi meglio la Mercafir. Ma Mercafir. Io continuerei a puntare, da fiorentino parlo, non me ne vogliono quelli che sono fuori Firenze. Ma io continuo a sperare e a credere che lo stadio si possa fare dentro il comune di Firenze. E erano di quelli che sperava in un restyling del Franchi, perché cambiare insomma il nostro stadio, in qualche modo la nostra storia, la Fiorentina sempre lì, Natali, insomma... tutta una serie di cose che riguardano la storia di questa società dà già quello un po' di, come dire, quindi se però con la sovrintendenza non ci sono margini per poter portare alcuna modifica, allora si continua a sperare però che lo stadio si possa fare a Firenze. Senti, all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di Castrovilli, no? Sì. Ipotetiche somiglianze, ricordandoci sempre bene però che è bene che assomigli soprattutto a se stesso, certo, questa è la base di ogni discorso, certo. A livello calcistico e non solo. O Ribéry, chiaramente Ribéry è il fenomeno. Fenomeno è già stato usato per Mutu, quindi andrebbe usato un altro modo ancora per esaltare questo nostro campione approdato quest'anno da noi. Ecco, ti dicevo, ma tra i tanti campioni della storia viola, tu li conosci benissimo, ce n'è qualcuno che ti ricorda in qualche modo Ribéry, da associare anche lontanamente, e per quale motivo a Franck Ribéry? Ma ora sì, grandi campioni della Fiorentina che hanno fatto la differenza, giocatori di classe ce ne stati, però dirti a chi assomiglia ora sinceramente, calcio in continua evoluzione, va bene, ti viene in mente Baggio, ti viene in mente Musu, ti viene in mente Rui Costa, ma sono tutti con caratteristiche, Edmundo, la capacità di liberarsi degli avversari, no? Sì. Anche se un carattere completamente diverso a quanto abbiamo capito, visto che Ribéry è un uomo spogliatoio che si preoccupa, si incarica anche di essere da esempio ai più giovani. Ecco, quello che mi fa molto piacere sentire dalle ultime dichiarazioni anche di oggi, tra l'altro, al proprio Gaetano Castrovilli, alla fine di una partita, non mi ricordo quale, che disse, dice, cioè, mi aiuta spesso, mi dà consigli, mi dice come muovermi. Ecco, queste sono le cose più belle che uno può sentire da un
da un campione come lui, perché indipendentemente da quello che fa in campo, ed è eccezionale, però un campione come lui che si mette a disposizione a insegnare ai ragazzi con umiltà, perché alla fine poi qui c'è tutto da apprezzare. Non è uno come qualche che è stato definito dal presidente di Torino, Jairo, un'operazione di marketing, no? Si sta pentendo amaramente, penso, ecco. Jairo, di questa incauta dichiarazione. Ma a parte lui, se ne stanno ricredendo diversi. Ecco, e questa è la cosa che mi fa più piacere, la voglia di mettersi in mostra, di dare una mano, ma anche di insegnare ai più giovani. Senti, invece la squadra di Montella, questo inedito schema, no? Questo 3-5-2 con il terzetto difensivo solido dietro, 5 a centrocampo, sintetizzando, con i due laterali Lirola e D'Albert sulle fasce, e la mancanza di centravanti, anche se Chiesa sta sempre più prendendo confidenza, fortunatamente per noi, con il ruolo di finalizzatore. Ecco, ma io, è una novità assoluta nella Fiorentina, nella storia della Fiorentina, o no? Io non mi ricordo una squadra, tu hai più esperienza di me, probabilmente, come moduli, diffuso, come moduli sono sempre stati usati generalmente i 4-3-3, poi parli con gli allenatori che sono stati nella Fiorentina, come in tutti gli altri allenatori d'Italia, li parli di modulo, loro ti dicono tutti no, ma il modulo non esiste, soltanto all'inizio, poi i moduli sono numeri che date voi, sono molto... È vero, chiaramente non è così fisso questo numero. Per esempio, però, stamani mattina... non so se si può dire, insomma, sul Corriere dello Sport e Stadio, sì, c'era un interessantissimo disegno di Alberto Polverosi, dove fa vedere uno schema quando la Fiorentina si difende. Questo famoso 3-5-2 diventa un 3-7-0, perché fanno massa a centrocampo, arretrando la squadra, e quindi tutto il complesso difende. Questa secondo me è una cosa interessante. In realtà ormai nel calcio moderno ormai tutti dovrebbero essere capaci di attaccare e difendere ogni giocatore. Esatto. Il fatto di non giocare senza una punta, anche quello comincia a essere una cosa tanto perché comunque Chiesa e Ribéry sono molto vicini, hanno fatto vedere ampiamente che insomma in porta ci vanno e come. Ecco. Con facilità. Appunto. Senti, Pradé, tornando a Pradé, ha parlato di anno di transizione. Sì. Ma secondo te alla fine dove può arrivare questa Fiorentina? Guarda, io vado dietro a Daniele Pradé, non lo dico per convenienza, ma secondo me bisogna stare assolutamente dietro a quello che dice il direttore sportivo. La Fiorentina deve pensare a fare più punti possibili di domenica in domenica. L'obiettivo poi verrà se ci sarà l'occasione e se i risultati diranno che ci sarà un obiettivo a portata di mano. Ma in questo momento questa squadra deve pensare a fare più punti possibili da domenica a domenica, e poi tirando un bilancio alla fine del girone d'andata e poi a marzo, perché comunque marzo è un mese decisivo per tante squadre, per chi insomma che ha certi obiettivi, vedere dove siamo. Però io credo sia importante quest'anno rimanere dietro alle parole di direttore sportivo, cercando di fare il meglio del meglio che si può fare domenica dopo domenica. Infatti ricordiamo il calendario della Fiorentina, sicuramente non ci ha aiutato, però alla fine è stato anche positivo incontrare magari la Juventus, che ancora non era al meglio. Ma se si guarda bene c'era qualcuno che diceva l'Atalanta impegnata in Champions, che si faceva zero punti, se ne è fatti due con una partita sbagliata di Genova, con la partita sbagliata. Ecco, forse l'unica partita sbagliata è stata quella col Genova, no? Appunto. Poi se si guarda anche alla partita di Parma con l'Atalanta, se si pensa che il pareggio è arrivato a pochi secondi dalla fine nei minuti di recupero, insomma. Dicevo, appunto, ricordiamo che dopo la partita con l'Udinese, che sarà a mezzogiorno questa domenica, arbitro Prontera di Bologna, Calabrese al bar, Prontera di Bologna esordiente assoluto in Serie A, dopo aver diretto mi sembra solo 8 partite, sentivo alla radio anche oggi, in Serie B, quindi un emergente assoluto nella categoria arbitrale. Poi ci sarà la sosta per la nazionale e torneremo in campo la Fiorentina lunedì successivo alle 20:45 a Brescia, a Rigamonti da Mario Balotelli. Mi dicevi prima della trasmissione un tuo ricordo sul Brescia? No, la tifoseria bresciana ti infuse un po' di timore? No, timore no, assolutamente. È una delle trasferte, diciamo, un po' più ardue, nel senso che la tifoseria bresciana, insomma, una tifoseria conosciuta in tutta Italia, e, insomma, abbastanza calda per la piazza piccola che è, perché insomma poi Brescia alla fine
poi in fondo è piccola, però c'è una tifoseria molto attaccata alla squadra che si fa sentire, senz'altro. Senti, della tifoseria, tu nelle tue trasferte che hai fatto, no? Da tifoso viola così, qual è quella che ti ricordi la più... Ma vabbè, un ricordo. Quella bergamasca anche mi sembra sia abbastanza. No, quella, una delle trasferte più belle in senso assoluto che abbia fatto è stata la Bergamo, l'Atalanta, quando si è vinto la Coppa Italia. E quella... No, no, ma non come trasferta, come bellezza della trasferta, dicevo come tifoseria avversa. Che io sentivo oggi, ad esempio, Ribéry parlava, faceva l'esempio dell'accoglienza ricevuta a Firenze, ricordando anche il Marsiglia. Ah. Sentivo appunto che il Marsiglia, le curve del Marsiglia. Sono due, non è che ci sia una Fiesole, sì. e la curva degli ospiti, proprio è un tifo incredibile. Tu che hai girato qualche stadio anche, c'è una tifoseria che ti ha impressionato per il calore del proprio sostegno alla squadra? Oppure verrebbe da dire facile, le due romane in Napoli sembrano risposte scontate, ma secondo me, a parere mio, una delle tifoserie dove sta più... dove è più calda, dove è più attaccata alla squadra, tra le più attaccate, sicuramente l'Atalanta e il Genoa anche. Anche il Genoa? Il Genoa sono... Genoa e Genoa. A parere mio, i genovani hanno insomma, una bella tifoseria. Senti, come centravanti? Abbiamo accennato adesso, mentre parlavamo, appunto anche con Enos Mantoani e con Alessandro di Rutto Sport. Anche in Verona, volevo dire, i nostri gemellati. I nostri gemellati veronesi. Parlavamo dello schema che con l'Udinese, una squadra più chiusa, sicuramente forse potrebbe incidere maggiormente un centravanti, no? Tipo in attesa di Pedro Vlahovic. Ecco, tu vedi bene ancora il 3-5-2 iniziale con inserimento, speriamo non per cambiare il risultato di un centravanti a ripresa iniziata, oppure cambieresti, partiresti subito con un centravanti? No, io riconfermerei... Ti confermeresti l'11? Io ripartirei con gli 11, poi è chiaro, ora le partite incominciano a essere, diciamo, diverse una attaccata a un'altra. La situazione da monitorare da più vicino è quella di Ribéry. Quindi la variante... Però, diciamo, il grosso è già stato fatto, le tre partite in settimana sono state giocate, stavolta c'era una settimana, poi ci sarà la sosta. Se non ci sono defezioni e se, appunto, ritornando a Ribéry, non dà problemi di poter riscendere in campo, io riconfermerei la medesima squadra. E un'altra riflessione poi che nasce a proposito del centravanti, e qui chiedo il tuo aiuto anche, Pedro Vlahovic. Allora, Boateng, praticamente il ruolo del falso 9 è stato abolito, direi fortunatamente, dopo le prove non proprio ottimali, no? Ecco, lo spazio per Vlahovic sicuramente si diminuisce con l'arrivo di Pedro, quindi è un anno sprecato per il nostro Vlahovic oppure no, considerando anche quanto bene ha fatto l'esperienza in Serie B a Castrovilli, tornato dopo l'esperienza in primavera con la Fiorentina, è sicuramente formato, o anche se vogliamo lo stesso Venuti o Sottile, ecco, Sottile in particolare dopo l'anno a Pescara è tornato a Firenze con un'altra cattiveria agonistica e sicuramente un miglioramento nella fase difensiva e non solo in quella offensiva. Ti chiedo quindi, a gennaio dovesse, speriamo, ce l'auguriamo tutti, esplodere nel senso buono il brasiliano Pedro, la presenza di Vlahovic sarebbe superflua? Sarebbe il caso di mandarla a giocare da qualche parte oppure lo teniamo ancora, considerando che è così giovane? Ma è chiaro che tenere tutte e due nella rosa, mancando una competizione poi tra l'altro, perché c'è Coppa Italia e campionato, non è che hai una Coppa Europea. Speriamo di andare il più avanti possibile in Coppa Italia, chiaramente. Speriamo, però intanto le competizioni sono due. È chiaro che la scelta va su chi è più pronto. Ora, Pedro è reduce da un infortunio e quindi dovrà dimostrare che da qui a gennaio sta meglio di Vlahovic. La vedo dura, però è chiaro. Perché pensi non ce la farà a giocare prima di dicembre? No, sicuramente, però bisogna vedere come gioca e quello che rende. Io su Vlahovic mi sento già tranquillo perché lo vedo già rodato, pronto. Più pronto. Con Pedro bisogna monitorare. È chiaro che poi a gennaio uno dei due bisognava da, secondo me, uno dei due bisognava da a mettere i minuti nelle gambe. Proprio per quelle che sono le caratteristiche importanti di ognuno di loro due.
che sono due giocatori, sono due prospetti, uno nazionale brasiliano under 23 e l'altro un nazionale serbo under 21, correggimi se sbaglio, ma insomma si parla di due prospetti importanti. Uno dei due, chi è meno pronto, bisogna vada a mettere i minuti nelle gambe. Anche, forse, dico io, scendendo di categoria, prestito secco, si parla, prestito secco. Però è proprio diventa fondamentale giocare. Quindi lì la mia risposta la giro su quello che può pensare Montella di questi due, di uno, di tutte e due, li vede costantemente agli allenamenti. Senti, allora, tornando al Viola Club Fantechi Ciuffi, storico Viola Club, so che farete una cena a breve o forse no, comunque ecco, dimmi, c'è qualche evento in particolare che organizzate? Aperta a tutti, voglio dire, se uno vuole iscriversi al Viola Club, da qualche notizia, dove deve andare? Sì, ci sono i nostri cellulari di riferimento per l'associazione, per tesserarsi. La nostra sede è al Bar Balù a Coverciano. Ecco, quindi perfetto per avere un'idea. E quindi è possibile associarsi, è già ripartita chiaramente la campagna associativa. Con noi del Viola Club durante l'anno ci ritroviamo per organizzare vari eventi, dalle cene a quelle che sono appunto cene a tema con lotterie, con anche ospiti. E da ricordare poi il Memorial Mario Ciuffi che verrà fatto a questo punto oramai in primavera, si parla di insomma 2020, ecco, con la nuova apertura della Fiorentina speriamo ci siano dei giocatori ospiti, no? Sì, certo, ci faremo sicuramente, proveremo, cercheremo, perché no, aspettando il via da parte della società per come fare ad avere ospiti, giocatori, dirigenti, Ribéry. Magari. Senti, allora siamo alla battuta finale, alle battute finali, scusate. Abbiamo il solito video del nostro amico Matteo Vezzosi, lui viceversa del Viola Club Ponte a Greve, stavolta ha preparato un kamikaze. Tu conosci qualche cocktail, te lo chiedo sempre. No, io sono rimasto un po' all'antica. A me il cocktail, uno dei cocktail che mi piace di più è semplicissimo, Bellini. Ah. Spumante, com'è? Prosecco, spumante. Molto semplice. Beh, questo è più di origine giapponese, come possiamo intuire dal nome. Sono molto, molto, molto semplicione io sulla roba. Vi lasciamo quindi al cocktail di Matteo. Grazie Paolo Bandi. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguiti. A giovedì prossimo. Viola Spritz. Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati. Dopo tanto tempo ci rivediamo. Iniziamo il nostro momento cocktail e ripartiamo con un long drink, il Gin Fizz. Gin Fizz, come ho detto, è un long drink, si prepara nello shaker con tre ingredienti semplicissimi: gin, sciroppo di zucchero, succo di limone e poi l'aggiunta di soda. Preparazione: lo facciamo in un bicchiere da long drink, un tumbler alto oppure un tumbler più basso, bello capito. Prendiamo il ghiaccio, i nostri 4 centilitri e mezzo di gin, succo di limone, fresco mi raccomando, sciroppo di zucchero. Aggiungiamo la soda. Come decorazione una bella ciliegia al maraschino, che io ora non ho, o se no una bella fetta di limone. Bello fresco, dissetante, non tanto forte, Gin Fizz.